Vai. Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati all'ultimo appuntamento settimanale, quello che per quanto ci riguarda è il più vicino ad Atalanta-Napoli e quindi entreremo sempre nel più nel vivo della sfida, ovviamente affrontando tutti i temi di Casa Napoli. Buongiorno Raffaele. Ciao, ciao Andrea, però io oggi vorrei cominciare in maniera un tantinello diversa e chiedo a Mario di lanciare subito questo pezzo. Ascoltiamolo un attimo, ascoltiamolo un attimo. Conosci questa canzone, Andrea? No, mi sfido. Sei buono e ti tirano le pietre. Sei cattivo e ti tirano le pietre. Questo è il senso della canzone, no? Questo è il 17° festival della canzone italiana. Il cantante si chiamava, non so se è ancora vivo, Antoine. Capito? Il testo è: se sei bello ti tirano le pietre, se sei brutto ti tirano le pietre, qualunque cosa fai, dovunque tu andrai, tu sempre pietre addosso prenderai. Capito, Andrea? Capisco anche qual è il riferimento. Va al caso Juventus Napoli, il calcio il senso è questo: il calcio ci ha comunicato tale messaggio. Se ascolti l'ASL sei cattivo, se non ascolti l'ASL sei cattivo. Sei sempre cattivo. Quindi come la metti, sei cattivo lo stesso. Allora è ridicolo questo pallone gestito da una giustizia sportiva che è veramente risibile. Io vorrei capire cosa fanno durante la loro giornata quelli che poi decidono di mandare gli ispettori a casa di De Laurentiis ad ascoltarlo, De Laurentiis che produce tutte le prove, perché se guardate, il Napoli può avere mille difetti, ma sul fronte Covid è una delle società più serie che esistono al mondo. Pensate che i calciatori, quando firmano il contratto, devono firmare anche il patto, il cosiddetto patto interno, no? Scusate. E nel quale c'è anche un riferimento al protocollo Covid, e loro non devono andare in luoghi affollati, non devono frequentare locali chiusi, eccetera eccetera, proprio perché non devono rischiare in alcun modo di essere contagiati dal Covid. Allora ecco che ci viene da dire: allora, se il Napoli decide di ascoltare l'ASL all'epoca quando c'era Gattuso, no? Che si scatena all'inferno, partita persa, punti di penalizzazione, presidente Agnelli che non parla mai, decide di parlare, come ti sei permesso di non venire qua a giocare? Io non avrei ascoltato l'ASL, quindi con un chiaro riferimento ad una scarsa conoscenza di come funziona lo Stato italiano, perché una legge di grado superiore elimina quella di grado inferiore. Ma che succede? Che il Napoli, comunque facendo riferimento al protocollo della Federcalcio del 2020, in base al quale è stabilito il cosiddetto principio casa-lavoro, per cui se tu sei stato manco contagiato, ma sei stato in contatto con positivi, devi stare a casa e devi andare a lavorare, quindi o che sia allenamento che sia partita. Il Napoli, pur avendo rispettato questo, pur avendo avuto dall'ASL la liberatoria a farli comunque giocare i tre calciatori, ma che si ritrova non solo indagato ma addirittura deferito, quindi il Napoli dovrà difendersi davanti al Tribunale Federale Nazionale. Ma è una cosa seria questo pallone? Io dico veramente di no, perché se ci si comporta in questo modo, in una circostanza analoga, non voglio dire proprio simile, uguale, analoga, beh, allora voi siete proprio, cioè ve le appendete al petto queste medaglie di scarsa capacità o altro, perché dobbiamo metterci anche altro, perché io non so perché queste storie succedono sempre quando c'è una partita contro la Juventus, anche se la Juventus non c'entra niente, ve lo dico, perché però tre punti in più oggi alla Juventus sarebbero comodo, permetti la battuta, ma non è la Juve, Andrea, scusa, certo. Questa cosa della partita persa a tavolino è una leggenda che si è diffusa ieri, ma non so perché. Chi
chi ha detto che il Napoli potrebbe perdere la partita a tavolino? Non è possibile, perché il risultato dell'andata è stato omologato dal giudice sportivo. La Juventus non ha mai fatto ricorso, quindi così, per decreto regio, deciderebbero di togliere i tre punti al Napoli. Ma non è possibile, cioè veramente ci sarebbe la rivoluzione sportiva a quel punto. Va bene, allora, dottore Auremma, è una storia ai limiti del ridicolo, permettimi Raffaele, anche perché poi immagino che De Laurentiis prima di prendere quella decisione si sarà fatto fare tutte le rassicurazioni del caso all'epoca, e credo che è patetico da parte di un sistema calcio che finora ti ha detto che i provvedimenti delle ASL contavano il giusto se non niente, tale che devi arrivare al collegio di garanzia del CONI per sovvertire un 3-0 a tavolino quando l'ASL ti impedisce di giocare. Adesso che una squadra segue il protocollo e poi si becca un riferimento, un presidente mesi dopo, mi sembra veramente una cosa ridicola. Sì, perché il calcio credo che debba essere smontato pezzo per pezzo, va proprio riformato per intero, innanzitutto perché è diventato un'industria e l'industria non può essere sottoposta al giudizio di giudici che tali non sono. La giustizia sportiva non sono giudici, per la stragrande maggioranza fanno altre attività. Ci vuole il tribunale ordinario per le questioni del calcio, nelle quali ci sono società per azioni, società quotate in borsa. Ma può mai la giustizia sportiva decidere sugli effetti sportivi che poi ricadono sul piano finanziario? Ma quando si parla di milioni e di milioni di euro, io dico veramente no. Ma il calcio purtroppo è abituato a sovvertire le regole, per non dire eluderle. Parlo delle regole in generale, perché fatta una regola nel calcio trovi sempre il modo per evitare che venga applicata. Ma così non c'è mai la certezza del diritto all'interno del calcio, e questa è di una gravità estrema, per cui io propendo per una demolizione della struttura calcio, per la riformulazione della stessa, per l'applicazione delle norme dello Stato e soprattutto per la governance formata da gente che sappia fare il proprio lavoro. Il giudice che deve fare il giudice, l'amministratore delegato che faccia l'amministratore delegato, il presidente che sia un presidente rappresentativo, ma tutto questo non c'è, anche perché due pesi e due misure. Deferito De Laurentiis per il caso Suarez all'Università di Perugia, caso archiviato. Cioè non archiviate De Laurentiis e archiviate il caso Suarez, dove è evidente, no, che c'è un coinvolgimento del direttore sportivo Paratici in quella storia. È dimostrato. No? Ora, è dimostrato, appurato, accertato, confermato. No, al caso archiviamo. Ma non è che uno doveva chiedere chissà che cosa contro la Juve, ma ci mancherebbe. Però almeno andate avanti nel giudizio come state facendo con De Laurentiis. Dobbiamo fermarci? Fermiamoci, dai. Sì. Abbiamo subito un ospite importante, certo, dopo la pubblicità, tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Mi mandano un bel elenco di omissioni da parte della Federcalcio. Suarez, Figici muta. Superlega, Figici muta. Plusvalenze fittizie, Figici muta. Vlahovic positivo alla presentazione con la Juve, Figici muta. Falso in bilancio, Figici muta. Audiovar scomparso, Figici muta. Questo mutismo, secondo voi, fa bene a questo movimento che tale più non è, ma è un'industria? Che vede tanti utenti che pagano per vedere uno spettacolo che in molti hanno capito non essere più leale, perché se si verificano tanti episodi non c'è più lealtà nello sport, che dovrebbe essere la prima norma fondamentale di questa disciplina sportiva. Sentiamo un messaggio vocale, poi non so se ce l'abbiamo già il primo ospite che c'è. Ah, ok, allora ce lo stanno passando, quindi non sentiamo messaggi vocali. Vorrei leggere qualche messaggio. Ma avete mai pensato che queste comunicazioni fasulle vengono pubblicate per destabilizzare la determinazione dei calciatori e delle società? Ma io non so se questo è l'intento, ma sono quasi certo che non andrà a buon fine.
una se questo è l'intento, hanno fallito, nel senso che hanno sparato con colpi a salve. Io non so, Mario, hai chiamato sul cellulare? No, ah, non hai chiamato sul cellulare. Ah, ok. Allora facciamo così, sentiamolo un messaggio, intanto che ci passano. Buongiorno Marziani, da Veneto da Quarto, d'accordo su tutto con te, Raffaele. Allora, il messaggio lo continueremo dopo, perché al telefono abbiamo il legale del Napoli, oltre che di altri club, l'avvocato Mattia Grassani. Buongiorno avvocato. Avvocato, buongiorno. Noi abbiamo iniziato la trasmissione oggi con una canzone di Antoine, non so se lei lo conosce, se lo ricorda. Mi dica il titolo però, perché... Se sei bello ti tirano le pietre. Sì. Se sei brutto ti tirano le pietre. Qualunque cosa fai, sempre pietre prenderai. Allora, perché? Perché il Napoli o rispetta in toto la determinazione dell'ASL e viene sanzionato con la sconfitta a tavolino, eccetera, eccetera. O segue il protocollo della Federcalcio, che prevede la possibilità per uno che ha avuto contatti con positivi di fare la cosiddetta disciplina casa-lavoro. Sto a casa e poi vado solo per gli allenamenti e la partita. E anche in questo caso si muove la giustizia sportiva. Io non so, ma lei che la linea che traccia lei sotto a questa storia qual è? Guardi, io non voglio interferire con l'attività di un organo sicuramente essenziale per il funzionamento della giustizia sportiva, qual è la Procura federale, e rispetto, anche se talvolta, in questo caso massimamente, non condivido le determinazioni assunte nel filone di indagine che stiamo commentando ora, però e quindi questo tipo di intervento in casa d'altri non intendo farlo, perché la procura ha parlato con il deferimento e il deferimento ha tutta una serie di argomentazioni. Quello che posso dire per parte Napoli, come difensore della società sportiva Calcio Napoli, del cavaliere Aurelio De Laurentiis, oltre che del professionale e capace dottor Raffaele Canonico, è che questo deferimento è veramente piovuto come un fulmine a ciel sereno. Non ce lo aspettavamo nella maniera più assoluta. Era stata condotta un'attività di discovery, di disclosure rispetto alla Procura federale, con la quale avevamo interloquito, avevamo condiviso documenti per noi fondamentali ai fini della dimostrazione della assoluta correttezza e rispetto dei protocolli sportivi e dello Stato da parte del Napoli, e ieri è arrivato appunto inaspettato questo deferimento, che tra l'altro, non dimentichiamocelo, non è un deferimento che riguarda aspetti marginali dell'organizzazione di una città sportiva, ma riguarda un momento fondamentale, che è quello della tutela della salute. E da allora sia il presidente, sia il dottor Canonico, sia la società come organizzazione di dipendenti, tesserati, calciatori, dirigenti, ovviamente reagisce non condividendo e intendendo difendersi davanti al Tribunale federale, avanti al quale è stata deferita dalla Procura federale, con documenti, interpretazioni e argomentazioni che avevamo già, tra l'altro, partecipato alla Procura federale e che ritenevamo potessero portare ad un'archiviazione, cosa che però non è avvenuta, e quindi dobbiamo prenderne atto. Siamo nello stesso tempo molto 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 sereni circa la correttezza dell'operato, circa l'assenza di qualsivoglia responsabilità nella gestione della trasferta di Torino, e carte alla mano e argomenti e motivazioni alla mano, credo lo potremo dimostrare davanti al Tribunale federale nazionale. Però la mia domanda è questa: se le carte certificano che il comportamento del Napoli è stato correttissimo sia sul piano sportivo che su quello sanitario, no? Perché avete i documenti, gliel'avete mostrati, tanto da chiedere, so che voi avete firmato l'atto, il verbale chiedendo l'archiviazione di questo caso. Ora, nel momento in cui hai questi ispettori, non so come definirli, non gli va bene e mandano, diciamo, il tutto davanti al giudice del Tribunale federale nazionale, cioè cosa avranno trovato nella loro testa che non va bene in quello che voi avete mostrato loro?
dal deferimento, che è un atto molto sintetico di 6 pagine, la risposta a questa sua, ma anche a questa mia, e credo di tutti gli appassionati di giustizia sportiva e pure dei tifosi, non si trova. Diciamo che l'ASL di partenza, Napoli, in maniera diffusa, precisa e articolata, e l'ASL di Torino, ricevendo una comunicazione da parte del Napoli una volta giunta a Torino, comunicazione che riguardava ovviamente i tre calciatori, Lobotka, Rahmani e Zielinski, hanno messo nero su bianco e hanno condiviso il percorso che il Napoli, con il dottor Canonico in testa, ha scelto di seguire, e cioè quello che diceva lei, cioè la bolla. Io sono un contatto stretto, questi tre calciatori sono un contatto stretto, ricordiamolo bene, negativi, quindi negativi, sono un contatto stretto, bisogna ricordare. Sono un contatto stretto, io posso avvalermi di una previsione di legge che consente solo per gli sportivi professionisti, previa effettuazione del tampone il giorno della competizione, comunque di prendere parte alla competizione da contatti stretti? Sì. Questo ce l'ha messo nero su bianco l'ASL di Napoli, la quale ha addirittura aggiunto che le prescrizioni impartite in quel provvedimento, che la Procura federale ritiene invece violato, sono state rispettate e non sono state irrogate sanzioni né al datore di lavoro, questo dice l'ASL, SSC Napoli SPA, né al responsabile sanitario, il professionale e capace dottor Raffaele Canonico, né ai tesserati coinvolti, cioè Lobotka, Rahmani, Zielinski. A questo punto, nel momento in cui noi produciamo questa documentazione, dimostriamo che ciò che la ASL ha imposto è stato perfettamente rispettato, noi, e credo anche senza arrivare a uno staff legale, sanitario e dirigenziale del club, ma anche l'uomo della strada, dice: io se il vigile urbano mi dice che posso passare con il verde, io passo con il verde, non è che poi mi arriva la contravvenzione a casa che ho impegnato l'incrocio quando il semaforo proiettava la luce rossa. E questo è quello che è accaduto nel caso di specie, per cui noi non riusciamo a comprendere e a darci spiegazioni circa che cosa non è stato ritenuto conforme o integrante invece la violazione che ci viene contestata, perché di violazioni non ce ne sono. Non ce n'è alcuna, è vero, perciò desta stupore questo sì. Passaggio al Tribunale Federale Nazionale. Che sì, tra l'altro non resta molto da dire. Sì. No, tra l'altro ribadisco, noi possiamo affrontare tematiche di ogni genere nell'arco di un campionato, dichiarazioni lesive nei confronti dei direttori di gara, comportamenti dei tifosi più o meno conformi, alterchi in campo e fuori tra giocatori, ma il tema che oggi in questo deferimento si tocca è un tema di una rilevanza assoluta, per cui l'attenzione che si dovrebbe richiedere da parte di tutti gli addetti ai lavori è un'attenzione massima, perché lo dimostra il fatto che ne siamo qui a parlare, i giornali e i siti di oggi titolano a piena pagina che cosa è accaduto. Ebbene, un conto è essere deferiti perché non si aveva la cravatta in occasione di questa o di quella partita, o si è ceduto in un commento più o meno pungente nei confronti di un collega o dirigente o presidente o direttore di gara, ma un conto è leggere nero su bianco che la società, il presidente e il responsabile sanitario non avrebbero rispettato i protocolli, e quando quegli stessi protocolli che fanno riferimento alla circolare del 18 di giugno del 2020 del Ministero della Salute stabiliscono quello che abbiamo detto prima: casa, lavoro, lavoro, casa, per i contatti stretti, con comunicazione all'ASL competente ed effettuazione del tampone il giorno della gara. E questo è stato quello che il Calcio Napoli ha fatto, è stato quello che l'ASL di Napoli ha ricevuto con documentazione e supporto prima della partenza della gara, e altrettanto il responsabile dell'ASL di Torino ha ricevuto quando la comitiva è arrivata a Torino. Noi abbiamo per giunta chiesto di essere sentiti dalla Procura federale in fase istruttoria, e questo è avvenuto il 2 di marzo scorso. Il Presidente è stato ascoltato
Devisu dai rappresentanti della Procura federale, ha verbalizzato le proprie risposte, abbiamo prodotto la documentazione di cui stiamo parlando adesso, quindi quella che provava oltre ogni ragionevole dubbio l'estraneità del calcio a Napoli da qualsiasi violazione, concludendo, come ha detto lei, dottor Auriemma, che il concludendo nel verbale, che auspicavamo e chiedevamo l'archiviazione di questo procedimento, perché non giova a nessuno andare a giudizio su un tema così delicato e in un contesto in cui ci sono altre problematiche, altri aspetti da attenzionare. Questo per noi era già archiviato, purtroppo non è stato così. Sì. L'ultima cosa che le chiedo, quali sono i rischi che corre più che il Napoli il presidente De Laurentiis e il dottor Canonico, perché l'idea del 3-0 a tavolino non è una leggenda, è veramente una bufala, no, avvocato? Diciamo che offende l'intelligenza di chiunque sappia che a calcio si gioca con la palla rotonda l'ipotesi o il rischio di una sconfitta a tavolino, perché quella partita è stata ampiamente e senza riserve omologata dal giudice sportivo, non reclamata dalla Juventus, e quindi è andata in archivio con il risultato conseguito sul campo. Quanto ai rischi, il codice di giustizia sportiva non prevede un minimo e un massimo, teniamo presente che sarà la Procura poi in dibattimento davanti al Tribunale Federale Nazionale a rassegnare le proprie richieste sanzionatorie. Io spero che di qui a quella data ci possa essere comunque una resipiscenza, non dico un ravvedimento, ma una considerazione che quantomeno ridimensioni rispetto alle richieste sanzionatorie, di fronte alle quali comunque noi ci opporremo, anche se si dovesse trattare di un buffetto o un'ammonizione scritta o un euro di ammenda, perché non ci sono comportamenti antidoverosi posti in essere né dal dottor Canonico né dal Cavalier De Laurentiis. Grazie sempre, buon lavoro e complimenti per tutto, avvocato. Grazie a voi, grazie a voi. Buona giornata, grazie al legale di fiducia del Napoli, l'avvocato Mattia Grassani, che ci ha delucidato su tutta questa storia, quindi smontando sì. Pezzo. Permettimi per pezzo. Una battuta, Raffaele. Sì. Il calcio ha dimostrato definitivamente che di quello che dicono le ASL se ne frega, perché se l'ASL ha detto che il Napoli non ha commesso nessuna violazione, il calcio l'ha rinvenuta lo stesso, è proprio la prova definitiva che non li ascoltano mai, vanno sempre al contrario di quello che dicono. Il problema è che non ascoltano neanche se stessi, perché il Napoli non ha violato manco il protocollo della Federcalcio, quello che invece in quel lontano settembre di 2 anni fa si diceva avesse violato. Il Napoli ha rispettato il protocollo, la bolla, e cioè i calciatori che sono stati in contatto con dei positivi possono fare casa, allenamento, casa, stadio, e il Napoli ha fatto questo. Va bene, ci fermiamo. Fermiamoci pochi istanti, tra poco. Matte Spot Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Spot Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Facciamo così, sentiamo un paio di messaggi e poi andiamo a cercare un altro ospite per entrare anche nell'argomento campionato. Sentiamo. Raffaele, Andrea, buongiorno, perdonatemi. Ciao. Ma io devo, non intervengo mai, ma stavolta devo proprio, perché questa disamina dell'avvocato del Napoli mi fa proprio pensare male. A questo punto dobbiamo dire che c'è della malafede, che si intende destabilizzare l'ambiente Napoli in questo periodo così delicato in cui la squadra si gioca lo scudetto, e farla uscire con un'immagine deteriorata agli occhi del pubblico. A me non piace proprio questo modo di comportarsi. Ci vedo proprio una grandissima malafede. Vi abbraccio e incrociamo bene le dita per domenica. Beh, certo. Grazie Paolo. Ovviamente questo è un sentimento molto diffuso, Andrea, quello della malafede che i tifosi del Napoli attribuiscono a certi modi di fare da parte del palazzo, perché ora, cioè proprio in questo caso, la Juve direttamente non c'entra niente, non ha fatto manco ricorso a quella partita, quindi veramente attribuire responsabilità oggi alla Juventus è davvero pretestuoso. Vogliamo dire che tutti quanti gli altri non è che stiano facendo bene 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 il loro lavoro, io sono tra questi. Perché non lo fanno bene, questo è da verificare, bisognerebbe capirlo con maggiori approfondimenti. Però direi di tornare al telefono, perché abbiamo un ospite, un collega di Sport Italia, Tancredi Palmeri. Ciao Tancredi. Buongiorno, ciao Raffaele, buongiorno a tutti.
Allora, con te vorrei tornare sul calcio giocato, e cioè l'argomento campionato, che vedrà 8 giornate, 9 per l'Inter di fuoco, perché davvero anche la Juve può vincere lo scudetto. E ti dico che se dovessero verificarsi risultati come la Juve che batte l'Inter, l'Atalanta che batte il Napoli, il Milan che non batte il Bologna, io dico attenzione, perché la Juve vince lo scudetto a quel punto, a 7 dal termine. Certo, cioè dire che a pensare al Milan che non batte il Bologna, diciamo che ci ma vuole tutto può succedere, tutto, caro, tutto, abbiamo visto il Milan possibile. Ha pareggiato con la Salernitana, scusami, è vero, questo è pure vero, però devo dirti la verità, forse anche si realizzassero questi tre scenari, devo dirti io non so, non riesco a pensare alla Juve che ne scavalca tre in un botto, non fosse altro perché comunque sia una base di gioco, una squadra per vincere lo scudetto deve avercela, e questa Juve quest'anno gioca soltanto a difesa e contropiede, con Vlahovic ha avuto una scintilla d'entusiasmo che poi si è riappassita, poteva essere di solito comunque sia un po' di gioco c'è, a me riesce veramente difficile pensare a questa Juve invece che ci riesca, poi è ovvio, è vero che tutto è possibile, però devo dirti che nel dare le percentuali ne lascio qualcuna alla Juve, però davvero di accademia, cioè 1%, 5%, roba del genere. Certo, sì, va bene, che davanti comunque ci sono tre squadre che corrono a fasi alterne, l'Inter soprattutto non sta correndo in questo momento, però anche superando l'Inter ci sono Milan e Napoli. Venendo al Napoli, venendo al Napoli, entriamo un attimo nel discorso legato a questa partita con l'Atalanta, che è una gran trappola per le assenze, per anche l'ultima chiamata, no, che c'è per la squadra di Gasperini, se vuole accorciare al contrario sulla Juve in ottica Champions. Possiamo dire che è una partita che se il Napoli dovesse riuscire in qualche modo a vincere avrebbe fatto un passo importante verso lo scudetto. Allora, quando ti mancano 3 punti soltanto e ce ne sono 24 davanti, dire, cioè, è ovvio che il Milan non è solo padrone del suo destino, ma anche l'entusiasmo che c'è attorno al mondo Milan, dentro il mondo Milan è contagioso. Per intenderci, il Napoli non ha mai avuto questo entusiasmo dal suo mondo quest'anno, giusto qualche attimo dopo Milan-Napoli forse, però non c'ha mai, cioè, sembra sempre che il Napoli debba convincere i tifosi, mentre invece per il Milan sono i tifosi che spingono la squadra quando non ce la fa, e questa secondo me è una differenza grossa quando deve contare la testa, e i finali di campionato poi così accorciati sono tutta una questione di testa. Il Napoli, se vince contro l'Atalanta, si autoconvince bene, e con quei punti invece che magari ha lasciato per strada contro le piccole, perché in verità il Napoli non è andato male con le grandi quest'anno, anzi è con le piccole che ha avuto il problema. Sembra sempre che debba fare uno sforzo per dimostrare un po' di più, ma non agli altri, ai suoi praticamente. Però alla fine della fiera c'è una distanza di una vittoria con 8 partite davanti. Cioè, se voi guardate il calendario, questo turno è strafavorevole al Milan, ma se voi guardate il calendario, no, il Milan non ha un bel calendario, è come il Napoli. No, se guardate il calendario, le ultime 4 del Milan sono molto impegnative tutte assieme. Cioè il Milan ha una discesa nelle prossime 4 e poi gli si rimpenna il calendario nelle ultime 4. Se tu rimani a 3 punti dalla squadra quando, o comunque sia 4, insomma, quando è a favore loro, quando nelle ultime 4 il Milan c'ha Fiorentina, Atalanta, Verona e Sassuolo, stargli là incollato è tutto quello che devi fare. Per cui è vero che il Milan è padrone del suo destino, però è veramente 3 su 24 con quel calendario sono possibili. Sì, invece su Napoli, su Atalanta-Napoli, sì. Tancredi, tu sai che mancherà Osimhen, un calciatore
tra i più forti d'Europa, sarà uomo mercato al termine di questo campionato, mancherà Rachmani che è una garanzia in difesa, non ci sarà Di Lorenzo, vedremo se riusciranno a recuperare Petagna, ma non credo, così come lo stesso Meret e Unas che hanno fatto oggi personalizzato in campo, quindi può darsi pure che ce la facciano, però se ti manca Osimhen, se ti manca Di Lorenzo, se ti manca Rachmani, diciamo che non è più lo stesso Napoli che puoi pensare vada a Bergamo e vinca non con semplicità ma con una certa autorevolezza. Quindi senza questi tre, secondo te il Napoli che partita deve fare contro un Atalanta che invece si giocherà la vita, perché sa bene che non ha tante possibilità di tornare in Champions se non vince queste partite? Fabian Ruiz gioca? Ti chiedo. Fabian Ruiz sta bene, quindi se no, gioca no, lo deciderà okay, sempre okay, Spalletti. Però già che si è abilitato l'abbio è già qualcosa. Allora, l'Atalanta è in emergenza costante praticamente, perché gli si sono ridotte tutte le opzioni in avanti, gli si sono ridotte anche le opzioni sulle fasce praticamente. Adesso paradossalmente è vero che Osimhen pure è finito fuori dai mondiali con la Nigeria, però secondo me brucia di più ai Muriel, ai Duban Zapata, beh Zapata poi non ci sarà, secondo me è un po' diverso, quindi in verità entrambe sono in situazione di emergenza. Ora, sia quando l'Atalanta sia quando il Napoli sono stati in situazione di emergenza, penso al Napoli quando è andato a San Siro contro il Milan, cosa hanno fatto sia Spalletti che Gasperini? Di necessità virtù hanno un po' abiurato il loro gioco, come in verità sono stati pragmatici, hanno detto, pensiamo al Napoli in casa della Juventus per esempio, hanno detto facciamo una cosa, arretriamo un pochino il raggio d'azione, proteggiamoci e prendiamo le occasioni, che è una cosa in verità che da Spalletti siamo stati abituati a vederlo, da Gasperini è stato strano vederlo quest'anno, paradossalmente ha fatto le sue partite più intelligenti, non belle ma più intelligenti, contro l'Inter per esempio, a Bergamo, io credo che saranno così, saranno entrambi, non vorranno concedere, quindi non il gioco che siamo abituati a vedere, contate anche che l'Atalanta poi giovedì andrà a Lipsia, non penserà ovviamente alla partita di Lipsia, diciamo che sarebbe stato meglio incontrarla la settimana dopo l'Atalanta, ovviamente tornando, voi sapete adesso quanto l'Europa League succhi energie, però saranno entrambi speculari, non si apriranno, quindi non quel Napoli-Atalanta spettacolosi degli ultimi anni, e sarà lottata in quel senso, quindi è una partita più di concentrazione che di gioco, secondo me di gioco costruito e arieggiato, per cui sì. Noi siamo abituati a vedere tanti gol con l'Atalanta, con il Napoli contro l'Atalanta l'abbiamo visto, io non mi stupirei di vedere uno 0-1, un 1-0, un risultato del genere. Benissimo Tanca, grazie sempre della tua disponibilità, ci vediamo presto e ti abbraccio, buona giornata. A voi, ciao ragazzi, ciao Raffaele, un abbraccio. Ciao. Ci fermiamo adesso così poi diamo spazio ai nostri amici. Sì, finale interamente dedicato a voi, 081-636-363 per contattarci al telefono, a tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Andiamo subito a sentire qualche messaggio che abbiamo accumulato. Ecco, Raffaele, buongiorno. Ciao. Hai detto che i giocatori del Napoli firmano, quando firmano il contratto ci sono anche delle clausole relative al Covid. Sì. E Osimhen, quando ha firmato il contratto, probabilmente non c'era la clausola, visto quella festa con le 4.000 persone una addosso all'altro nel suo paese? È probabile che abbia pagato una multa. Si viola, si paga. Non è che tu firmi una cosa, poi non la puoi fare, la fai e poi paghi. Se tu non puoi parcheggiare in un posto e parcheggi, ti arriva la multa, paghi, sei a posto. Messaggio. Buongiorno Andrea, buongiorno Raffaele. Ciao. Ma di che ci stupiamo? Siamo il paese che hanno i parlamentari più pagati nel mondo. Il paese come l'Italia, in cui funziona poco o niente, ha i suoi parlamentari, cioè quelli che ci governano, più pagati nel mondo. Ma che vergogna è, ma che paese è, dove viviamo, Alex da Napoli. Salute. Sì, Alex, hai purtroppo pienamente ragione. Al telefono c'è Vincenzo. Ciao Raffaele, buongiorno. Ciao.
complimenti per la intro, perché piazza e casa non si poteva scegliere. Se la sei intro, bello ti tirano le pietre, sì. Io mo da tifoso, no, dopo aver ascoltato l'avvocato Grassani, che cosa devo dedurre? Cioè, che cosa devo dedurre? Che cosa deduci? È l'ennesimo colpo mortale per uno sport che stanno uccidendo, perché è ridicolo dopo 4 mesi fare una cosa del genere, ma poi farla il 31 marzo, ultimo giorno di emergenza sanitaria, cioè l'ultimo giorno di emergenza sanitaria. E poi un'ultima critica a quelle trasmissioni che invitano pseudo direttori di giornali che qua vengono a farci le carezze e poi in altre radio gridano allo scandalo, alla partita falsata e allo 0-0 a tavolino, ma come detto da te in modo corretto sono solo fake news, perché dare uno 0-0 a tavolino e dire semplicemente ai tifosi non venite più a vedere le partite di calcio. Ti ringrazio, un abbraccio anche a te, buona giornata e grazie di averci contattato. Sentiamo qualche altro messaggio, apriamone proprio veramente a caso come ci arrivano. Ecco, qui c'è un audio, apriamolo, vediamo cosa c'è dentro, vai. Buongiorno Raffaele, buongiorno Andrea. I burattini stanno continuando nel loro intento di farci venire lo schifo del pallone. Stiamo a sentire all'ASL, non va bene. Non stiamo a sentire all'ASL, non va bene. E come fa loro? Allora ce li passano a mezzo direttamente, se diamo fastidio. Vabbè, sono ridicoli, che non c'è neanche da commentare, c'è solo da dire. E per la VGC e per il presidente della Federcalcio e per il segretario della Federcalcio e per il sottosegretario della Federcalcio, non provate a fermarci, noi siamo il Napoli. Non si è citato, ma lui è il Condor, ormai lo abbiamo riconosciuto. Sì, è inconfondibile proprio il tono della voce, è meraviglioso. Fantastico, guarda. Questo Condor veramente tutte le volte mi mette di buon umore, anche quando le cose non vanno bene, e sono tante tutti i giorni con questo calcio. Andiamo a sentirne ancora qualcun altro. È vero che vi ho chiesto di non mandare messaggi più lunghi di 40-45 secondi, però se mi mandate di 6 secondi, ma che mandiamo in onda? Ci sono un dialogo in 6 secondi. Vai. Messaggio. Buongiorno Raffaele, sono Luigi da Napoli. Vabbè, ciao. La Juve non c'entra direttamente, ufficialmente, ma noi che ne sappiamo, questo palazzo che secondo me è tutto corrotto, questo sistema come si muove, indubbiamente c'è la volontà di arrecare problemi al Napoli in maniera camorristica, velata da una finta ufficialità, da una finta regola che il palazzo si è dato mandando gli ispettori. Io lo vedo come un tono minaccioso. Vuoi che vado avanti col deferimento o ti levi davanti per la lotta scudetto e per la lotta Champions? Per me questo è un ricatto sporco del palazzo, sono tutti corrotti. Buongiorno, Luigi da Napoli. Io non so se Luigi abbia ragione o meno, però il punto è questo, è veramente arrivare a questo punto della stagione, una partita che si gioca il 6 gennaio, noi siamo ormai al 6 aprile, sì. Deferire De Laurentiis dopo 20 giorni che è stato ascoltato, ma è chiaro che i dubbi, le perplessità e i sospetti sono evidenti e sono troppi. Torniamo al telefono, Antonio. Raffaele, Andrea, buongiorno. Ciao. Raffaele, sulla scia del messaggio abbiamo appena ascoltato, io ti devo fare una cazziata a te, perché tu sei troppo un signore, Raffaele. Tu dici di non credere alla malafede, non crei polemiche. Quando parlate degli arbitri vi dico che non c'è la malafede. No, vabbè, noi non crediamo alla malafede, non dobbiamo credere a tutte queste cose preparate, e tu giustamente non ci aizzi contro le altre cose. Poi vedi sui giornali De Laurentiis per scrivere le cose su questo argomento, che come dici tu, 3 mesi fa
Ma se non è questo un modo per destabilizzare l'ambiente, io sinceramente non vedo che altro motivo ci sta, perché è assurdo proprio questo calcio, veramente c'è sta. Poi ci meravigliamo che non andiamo ai mondiali, ma noi siamo vabbè, governati da queste persone. Raffaele, comunque sei sempre un grande. Grazie, ciao Andrea e Forza Napoli. Io non parlerò mai di malafede fino a quando non ci saranno gli atti. Cioè, se dovesse esserci un'altra Calciopoli, a quel punto dirò: allora i sospetti che avevate, che avevamo e che non potevamo tradurre in malafede, ora ce li abbiamo. È malafede, sono degli imbroglioni, sono dei ladri, sono dei camorristi, come ha detto quell'amico. Ma ora non lo possiamo dire. Scusate, non siamo proprio nelle condizioni di poter definire una cosa di questo tipo come malafede. Io trovo che ci sia molta incompetenza, incongruenza e soprattutto un modo gestionale del calcio che dovrebbe essere cambiato. Che volevi dire, Andrea? Anche perché proprio la forma è la forma che dà fastidio, il principio, certo. Raffaele, perché poi nel calcio sono stati deferiti cani e porci e non è mai successo niente a nessuno, diciamoci la verità. Questo deferimento non mette neanche tanta paura, è più il fastidio certo, che ti reca una vicenda che ha, secondo me, del grottesco, come ti dicevo prima. Messaggio. Buongiorno Andrea, buongiorno grande Pipe. Ciao Sossio. Pipe, il mio amico Condor mi ha letto nel pensiero, però si è dimenticato Ornacci più bello, la fai, e lo sai perché? Per tifoso dai U, per dirigenza dai U e soprattutto per chi non mi entra niente, tieni. Basta, mamma mia, mi state scatenando oggi. Dai, andiamo a sentire qualche altro messaggio. Ciao ragazzi, salve a tutti. Comunque questa situazione del Napoli che va a giocare a Torino e non va bene, non va a giocare a Torino e non va bene, mi ricordo tanto la scena di Così parlo bella vista, quella della lavastoviglie, Johnny Tangri. Bene, io non me la ricordo la scena della lavastoviglie, però tu te la ricordi, hai detto? Figurati. No, neanche io. Beh. Sì, bravo, dice Taggi, mi so saputo, ma perché non vuoi, però non è proprio la stessa cosa. Vai, messaggio. Ciao Raffaele, ciao Andrea, io sono molto preoccupato, dico la verità. Noi già viviamo una disaffezione a questo calcio molto 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 forte. Se questo teatrino va in porto, io mi domando, ma l'anno prossimo, il prossimo campionato, ma chi avrà voglia di vederlo? Chi avrà voglia di seguire questa squadra, questo campionato, questa gente? Ma chi? Lo so, voi lo dite sempre, però poi lo seguite, eppure voi non siete coerenti, scusate. Se uno dice che non mi piace, non lo seguo, non lo segui, punto. Io certamente, per esempio, quando non lavoro, ma io mica mi vedo le partite come me le vedevo prima. A Falco non ne parliamo proprio, figurati. Andrea Falco proprio non sa manco se il pallone è rotondo o quadrato ormai. No, è vero, tu. Non più. No, ma lo ammetto candidamente, sì. Ma io dico anche un'altra cosa, no? Il Napoli secondo me è più vicino oggi a vincere lo scudetto di quanto non lo fosse 4 anni fa, no? Paradossalmente, per tanti motivi. Ma tu senti lo stesso coinvolgimento, la stessa magia, lo stesso entusiasmo. Cioè, forse si sveglierebbe se il Napoli arrivasse all'ultima giornata +1. Forse si creerebbe, se no c'è proprio stamattina ho avuto un tuffo nel passato riascoltando, perché mi è capitato il file del mio amico Angelo Forgione, che ai tempi realizzava delle clip con i nomignoli dei calciatori del Napoli che io gli davo durante le telecronache, e io sono tornato indietro quando c'era Tom Bogliasino oppure Blasi, Salaceta, mi ricordo con quanta emozione raccontavo quelle partite. Morpheus Salaceta, e come Angelo Forgione poi le forgiava, il caso di dire, con delle clip audio. Due messaggi rapidi e ce ne andiamo. Ecco il primo. Ragazzi, buongiorno, di notte 81. Effettivamente io ricordo all'andata la questione e feci una mia valutazione dicendo: secondo me un Napoli sta sbagliando, sta violando un protocollo, ed in effetti è così. Però c'è da dire che Napoli precedentemente, quando aveva, diciamo, rispettato le regole, pure si era trovato in un casino. No, hai detto una cosa non corretta: il Napoli non ha violato nessun protocollo, né all'epoca né stavolta. Ultimo messaggio. Buongiorno Raffaele, buongiorno a tutti.
È vero, hai ragione, agli atti non c'è nulla per cui possiamo parlare di malafede, ma per malafede io intendo anche non mettere a disposizione di tutti noi sportivi tutte le cose per far sì che tutto sia al massimo trasparente. Perché non possiamo ascoltare gli audio di quello che accade tra il VAR e l'arbitro? Perché l'arbitro e il VAR in conferenza stampa non ci spiegano i loro errori? Per me questa è malafede, non mettere la piena trasparenza a disposizione degli sportivi. Grazie, buona giornata. Grazie a te, con questo messaggio molto pregnante direi di chiudere la nostra settimana di Si gonfia la rete al mattino, caro Andrea Falco. È vero, torniamo lunedì a mezzogiorno per parlare di quello che sarà stato Atalanta-Napoli, sperando ovviamente in un successo degli azzurri. Ringrazio Mario Paligiano che ha curato la parte tecnica, ovviamente la nostra redazione e soprattutto il pubblico che ogni giorno ci segue, caro Raffaele Aurim. Ciao. Ciao Andrea, adesso c'è un'altra ora di calcio ad altissimo livello con Marte Sport Live. Come già detto in precedenza, ci ritroviamo lunedì, ore 12. Ciao.